Buongiorno. Anche se qui c'è qualcuno che non si vuole proprio svegliare. Vai, Rotopola. Non ti vuoi svegliare? Non devi fare la pipì? Una bella stiracchiata. No, ci sono ancora. Dai, non diciamo che ore sono, anche se è tanto tardi. Perché la mamma aveva bisogno di fare tanta nanna, vero amorino? Che tu. Ciao, Topolone. Sono le 11. Adesso la mamma va in doccia. E poi andiamo un po' a fare una passeggiata, oppure non lo so. Ok, non guardate il casino, perché c'è un sacco di casino, però volevo farvi vedere una cosa. Allora, la cosa meravigliosa che succede dopo che io ho fatto un esame, cioè ieri l'ho fatto, è, vedete, esame di microbiologia, ed è andato bene. E adesso vi faccio vedere dove finiscono tutte queste cose. A mai più rivederci, ciao! Allora, vedete, tutti questi, a parte lo scarabeo, ma tutti questi e tutti questi sono esami che ho fatto, libri che ho usato e studiato. Vedete? In neanche 2 anni, cioè mi mancano ancora 2 esami a finire il secondo anno. E scusate, sono orrenda, orripilante, ma ora vado a farmi la doccia, per cui... Ok, ma ci sono anche gli schemi, potrei mettervi anche gli schemi. E detto questo, basta. Ho fatto questo esame ieri e sono molto contenta, cioè è andato bene, anche perché era un esame di quelli tosti. E poi, basta. Mi sono arrivate delle scarpe bellissime che ho ordinato da Zara, ma adesso vi faccio vedere dopo. Ho dormito tantissimo oggi perché era un paio di notti che proprio per l'esame. Volevo farvi vedere queste. Beh, stanno sempre bella. Farvi vedere queste. Che capelli. Ultime 2 cosine che ho comprato. Allora, per primissima cosa ho comprato questo orologio. Eccolo. Allora, è tipo colore del letto. Vabbè, è tipo, non so, questo verde smeraldo che va un sacco adesso e ai pois. E l'ho preso da un sito che si chiama Hello Miss Apple, se volete ve lo metto in sovraimpressione. E ok, e poi ho preso in abbinata queste scarpe che mi piacciono da impazzire di Zara, dopo ve le faccio vedere addosso. Bambini. Adesso sono... è l'una, perché tra una roba e l'altra veramente proprio me la sono presa con calma. Volevo andare a fare un giretto e pensavo di andare in un centro commerciale qua vicino a vedere se riesco a fare un po' di shopping. E basta. Già mi sta studiando un sacco, che cioè si è già rimesso, lui ha avuto un esame, noi ieri come l'altro ieri, e quindi cioè ieri ha avuto pausa e oggi sta studiando, povero, e quindi ci vedremo stasera. Appena tornati a casa, questa è la vista. Nike, cosa hai fatto con tutti i dischetti? Vedete, sono tutti i dischetti per il trucco. Oh mio Dio, la uccido. La uccido. Eccoci da Gianni. Com'è stata la tua giornata, Gianni? Uno schifo. Perché? Perché ho dovuto studiare. Oh, La poverino. tua? La tua? Signorina Shopping? Ho fatto un po' di shopping, ma loro lo sanno. Ma finalmente portiamo E un video, finalmente... carichiamo dopo. Da quant'era che noi caricavamo uno? Quant'è che studi per questo esame? Ma tu dove stai guardando? Me o la camera? Perché sembra un po' tipo strabico, esatto. Io sto Da quant'è che non carico un guardo video? qui, allora non guardo Dai te. primi di maggio. Appunto. No, di giugno. Di Sì, di giugno, giugno. appunto. Ne abbiamo 25. Mi dispiace. Mi dispiace. Però se tutto va bene, Posso salutare una persona anch'io? l'otto, sì. Vorrei salutare il mio carissimo amico Andrea Boin, che mi chiede sempre di essere salutato nei vlog. Ciao Andrea. Come fai tu? No, allora fallo più da bambina, cioè. No, dai, ma cazzo, non mi fai rendermi Dai. ridicolo. No, ma come da bambina?
No, tipo più da ci, 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 come faccio io che mi prendi sempre in giro, dici che sembro una rinchiusa. Salutala tu. Ciao Andrea! No, André! Ciao André! Che stordita. Dobbiamo dire però, abbiamo una pietra miliare, dobbiamo dire. Abbiamo avuto la prima ufficiale haters. Cioè, non si può non dire si può dire chi è, non... ma si può dire che c'è stata. Ed è stato una haters verso di me, ovviamente. Giulia, ed è stato un, come si può dire, un traguardo. No. Cioè, vuol dire che qualcuno ci odia, non importa chi o come. È bello. Non essere ipocriti, perché si sa che qualcuno ti può odiare. Che scemo. Comunque volevo farvi vedere alla fin fine come stanno le mie scarpe nuove. Oh. Cioè addosso. Non ve le avevo neanche fatte vedere. O forse sì, sì. E beh, mi piacciono molto, moltissimo. Vorrei dire solo una cosa. Non hai ancora pulito il culetto. A chi? A Nike. Ma no. Allora, Nike ha un problema. Un problema che è che sull'ano, termine scientifico, chiamalo il buchetto, ha una chiazza nera che è ancora, cioè è una, dai, macchia, dammi sta telecamera che non posso inquadrarli, dai, con il culo, ma ti giuro che è sporca. E quindi lui dice che è sporca, in realtà poverina è il neo. Ancora devi vedere che c'è. Allora dimmi Nichina, dimmi Nichina. Ma non mi hai ancora salutato, tu sai, tu non mi hai ancora salutato. Nichina, dici. Avrei voglia di un gelato io. Anche Nichina ha voglia di un gelato. Ma guardate come si siede, lei è sempre seduta così. Ma oddio, ma guardatela! Cioè, vorrebbe salire, dai, ma ne... no, 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 si sale. Oh, fa... No, ma Giulia, c'ha il buco del culo, sporco! Non puoi metterci sui miei divani. Ecco, sulla mia maglietta bianca. Ma non è sporca! Cosa stai facendo adesso tu col telefono? Sto leggendo messaggi, ma che problemi hai? Sono... chi era? Andrei poi. Allora, se tu Andrei esisti, facci un commento, un qualcosa, perché mi preoccupo. Andiamo a mangiare un gelato e ho anche la batteria strascarica della macchinetta. È scarichissima. Continuerai col telefono? Bravo, continuo col telefono. Bella idea. Ok, andiamo a mangiare un gelato. La Nichina è anche libera. Ovviamente purtroppo è finita la batteria della telecamera. Vabbè, fotocamera. E non sono veramente sicura di... Ho fatto dei video col cellulare, ma non sono sicura di riuscire a inserirli nel vlog, perché non ho idea di come si faccia. E quindi magari viene un po' corto. Però vabbè, perché oggi non è che ho fatto tantissimo, quindi ho detto vabbè, filmerò molto stasera. No, perché ho la testa, vabbè. E adesso è tardino perché sono le... Sono le... È quasi l'una, cacchio. E vado a letto subito perché poi domani mattina si riprende a studiare. E già mi ha già letto, ovviamente, perché eravamo da lui. Alla fine abbiamo preso un gelato e siamo stati con i nostri amici che sono Orbic e Michele. Vabbè, forse li conoscete, cioè sì, se avete visto i vlog precedenti li conoscete. E mi stendo nel mio lettino. Già mi prende strano in giro perché dice che ho le lenzuola dell'ospedale. Invece mi piacciono tantissimo perché tipo mi sembra di stare, non so, al mare, no? La mia... L'unico mare che vedrò probabilmente sarà questo. E vabbè, intanto io sto contando, mancano tipo 26 giorni a Parigi, non vedo l'ora. E sapete che andiamo a Parigi, no? E basta. Nel frattempo è arrivata anche la Nichina che vuole salire sul letto. No, questa, ok, questa ve la mostro. Questa ve la mostro perché chi ci segue anche nell'altro canale sa benissimo che noi andremo a Parigi. Quindi mi sono presa la collana con scritto Paris. Non so se si vede. E mi piace veramente tantissimo. In realtà, come città, io amo molto di più New York. Però credo che... Cioè, New York... Allora, c'era anche New York. Però era molto più lunga come scritta. Quindi io andavo in giro con una roba tipo da tetta a tetta. Oppure ho detto, vabbè, prendiamo Parigi. Perché poi, non so, girando per Parigi è carino avere, non so, la collana. Vabbè, sono tutte cose mie. Ok, basta. Allora,
Gianni mi ha chiesto di farvi un sacco buonanotte, di salutarvi tantissimo, di ringraziarvi e non c'è appunto e gli è dispiaciuto un sacco non poter farlo, dare la buonanotte con me. Però vi diamo la buonanotte io e la piccola Nichina che si è subito buttata. Aspetta che ti raggiungo. Vedete che qua è tutta marrone perché le abbiamo dato il gelato alla liquirizia, perché io prendo sempre la liquirizia e quindi ora sono un sacco di liquirizia e quindi ora mi sa che ho le solite salviette bagnate, la pulisco un pochino e tutto è sporco. Allora vi facciamo buonanotte e grazie, siamo un po' stanchi e promettiamo che faremo dei vlog un po' più spesso, promettiamo, e anche dei video, vero amorino? Buonanotte a tutti, un bacione grande, ciao!